Benvenuti ad una nuova puntata di TG Quick, ricca di notizie, eventi e curiosità. Matera DOP Primitivo, vino biologico Terra Aspra 2013, ha vinto l'ambizioso premio Città di Promaggiore, conferito al vino che ha ottenuto il punteggio più alto per regione di appartenenza. La mostra nazionale dei vini di Promaggiore è il più antico concorso enologico d'Italia. Oltre all'ambizioso premio, l'azienda è stata l'unica in Basilicata ad aggiudicarsi la medaglia d'oro per altre 4 etichette. La vittoria in Sella ad Argento di Samucci, Filippo Bevitoro. Filippo Melidoro è il vincitore del Gran Premio del Nazionale 2 dell'Arena all'Horse Club Terra Ionica, svoltosi lo scorso fine settimana a San Giorgio Ionico in provincia di Taranto. Il cavaliere lucano, in sella al suo Argento di Sabugi, vince la C130 del venerdì e conquista il Gran Premio 135 della domenica. Anche i ragazzi allenati da lui nel club di famiglia, l'FM Question Club, associazione sportiva dilettantistica di cui è istruttore, hanno portato a casa dei risultati importanti, a partire dalla più piccola Aurora Pia Lamalfa e la sua Mermaid, che ha ottenuto il primo posto ex aequo nella L60 del venerdì e nella L70 di sabato e domenica. Segue Elisa Pluchino e Lady Sue, che hanno conquistato il primo posto nella L70 del venerdì e prime nella LB80 del sabato e della domenica. Giussiana Viggiano e Candy si sono classificate al secondo posto per 3 giorni consecutivi nella C115. Filippo Melidoro lo scorso anno ad aprile nel 2019 ha vinto i campionati italiani Criterium Seniores primo grado tenutisi a San Giovanni in Marignano a Cattolica. Ha inoltre conquistato il terzo posto ai campionati Centro Meridionale di Atina 2019. A febbraio di quest'anno 2020 ha ottenuto buoni piazzamenti in occasione del nazionale A6 della Fiera Cavalli Roma. Con la ripresa nella prima settimana post-Covid-19 è tornato a vincere conquistando la C125 mista della domenica. L'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Policoro ha vinto il Premio Nazionale Scuola Digitale della Regione Basilicata 2020 con il progetto Incloding. Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente dell'istituto, la professoressa Giovanna Tarantino, la quale ha dichiarato: un applauso immenso ai meravigliosi ragazzi, ai docenti e all'animatrice digitale Magda Minervini. Raccogliamo i frutti di una lungimiranza condivisa che oggi ci consente di essere pronti per la grande sfida digitale con cui la realtà dell'emergenza ci ha fatto fare i conti. Ci sono riusciti i nostri ragazzi speciali, ci siamo riusciti tutti. 18ª edizione di Cinema da Mare, il più grande raduno di giovani filmmaker del mondo, un campus internazionale di cinema itinerante che durante i mesi estivi attraversa l'Italia. 70 giorni di tour in 7 regioni, 10 settimane di viaggio, partendo da Roma a luglio e finendo in Lombardia a settembre, 140 i cortometraggi al concorso principale. Cinema da Mare è il più grande set all'aria aperta al mondo. Non solo, è prevista anche la possibilità per i giovani partecipanti di prendere parte a masterclass e workshop, diverse le tappe lucane per questa 18ª edizione. Avevano messo in piedi un'agenzia criminale di servizi che in Basilicata forniva droga, armi, esplosivi e logistica ad altri clan presenti in regione in modo neutrale ed equidistante dalle logiche di appartenenza con i gruppi storici lucani. Nell'operazione denominata Paride, il gruppo riusciva a recuperare in particolare dall'Albania ingenti quantitativi di droga, mettendoli rapidamente a disposizione dei clan lucani per la vendita. In alcuni casi gli acquirenti lasciavano impegno documenti personali a garanzia del prossimo pagamento della droga e l'agenzia svolgeva anche servizi di riscossione o di custodia di documenti di credito. Gli investigatori stanno anche esaminando le armi sequestrate, vendute o noleggiate ai clan per verificarne l'eventuale uso in episodi criminali avvenuti in Basilicata, considerata una nuova e grande piazza di spaccio centrale tra più regioni. Le indagini sono iniziate con il sequestro di droga ed armi a Bernalda e con le versioni di 2 collaboratori di giustizia. Sono stati anche delineati i rapporti del gruppo con gli
Scarcia di Policoro, Ischettino di Scanzano Ionico, Idelia di Monte Scaglioso e Ipotenza di Marconia di Pisticci. Il clan difatti aveva esteso la sua operatività anche a Policoro, Scanzano Ionico, Pisticci, Montalbano Ionico, Monte Scaglioso, Miglionico, Calciano, Salandra e Varsinni. Le previsioni meteo del TG Week. Venerdì cieli sereni o poco nuvolosi al mattino con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio, rasserenamenti in serata. Sabato cieli sereni o poco nuvolosi al mattino con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio, in attenuazione in serata. Domenica nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio. Con l'accusa di traffico internazionale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti tra l'Albania e l'Italia, 37 persone sono state arrestate e sequestrati beni per 4 milioni di euro in una operazione compiuta dalla DIA di Bari e dalle autorità albanesi. Nel corso delle indagini sono state sequestrate circa 3 tonnellate e mezzo di droga, tra marijuana, cocaina ed hashish, per un valore di oltre 40 milioni di euro e corrispondenti a circa 7 milioni di dosi. L'Ilva di Taranto prolungherà la cassa integrazione con causale Covid-19 a seguito della contrazione del mercato dell'acciaio scaturita dal post-pandemia, nonostante il mancato accordo tra ArcelorMittal e i sindacati in merito alla proroga a partire dal 6 luglio per 4 settimane degli ammortizzatori sociali. FIM, FIOM e WILM in una nota hanno spiegato di aver avanzato delle richieste in merito alla integrazione salariale e alla diminuzione del personale coinvolto dalla cassa integrazione guadagni ordinaria e da una rotazione equa dei lavoratori a parità di mansioni. In base all'ordinanza emanata dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, sono consentite già a partire dal mese di luglio le feste popolari e le sagre. Gli uffici regionali sono al lavoro per definire le linee guida specifiche e fornire indicazioni precise agli amministratori locali per fare chiarezza e facilitare lo svolgimento delle stesse. Una missiva in cui si rivolgono le minacce al procuratore Gratteri è stata fatta pervenire ai carabinieri di Lagonegro. Nella lettera si afferma che la cosca di 'Ndrangheta dei Mancuso avrebbe incaricato un uomo di fiducia di portare a termine il piano omicida. Sono state avviate indagini per valutare la credibilità delle minacce. La lettera è stata già trasmessa alla Procura di Salerno, competente per le indagini che riguardano i magistrati del distretto di Corte d'Appello di Catanzaro. TG Week si ferma per quest'estate. Se volete, continuate a seguirci su Policoro TV, che vi terrà sempre aggiornati ed informati. Arrivederci e buona estate a voi tutti!